Ascoltate, è partita questa mattina dalla Francia, dal Piemonte, dalla Lombardia. Abbiamo incontrato dei milanesi che ci hanno detto: siamo tutti per te. Pensate come io mi sono sentito in quel momento, anche perché fino al via della prova speciale, questa di San Bonele Foix, non mi sentivo tranquillo come invece sono tranquillo adesso. Sono contento che tu sia tranquillo, Federico. Questa è un'altra curva lunga che non finisce mai. E adesso entriamo in paese. C'è un paesino che si attraversa. E poi si riprende la salita dall'altra parte. Sì, in mezzo al bosco, una cosa... Finisce questa prova, è uno spettacolo bellissimo in mezzo a dei pini. Oh, mamma mia. Attenzione. Ecco. La gente è pazza. Non mi stancherò mai di ripetere. La gente con la schiena rivolta al... traiettoria di marcia della vettura, non si accorge di qual è la distanza che può mantenere. Siamo letteralmente incatenati con delle cinture di sicurezza, ne abbiamo ben sei al seggiolino e vi posso dire che non sento alcuna sensazione di strappo o di forza centrifuga su di me. Beh, anche della... perché Gianni, stiamo andando sulla neve, per cui le reazioni sono molto soft, come dicono. Io ho sbagliato una marcia, scusatemi. Quando parlo. Benissimo, benissimo. Questa è l'onestà di un grande campione. Dire ho sbagliato una marcia. Ed eccoci che ci buttiamo verso la fine. Si vede sullo sfondo la massa di gente che ci sta attendendo al traguardo. È una cosa davvero emozionante e credetemi, non sono uno facile alle emozioni. La addirittura finale della prima prova del 57esimo Rally di Monte Carlo. Guarda la gente, guarda la gente, guarda. E sono le bandiere tricolori. Ovviamente sono per la Lancia e per Ferrato. Beh, per te anche, sei italiano che tu. Ecco, il segnale rosso stacca il cronometro. Top. Tornare in studio, Biasion il capofila, poi l'altra Lancia di Oriol con il numero 6 ed ecco ora Kankkunen con il numero 2, poi vedremo la Mitsubishi di Vatanen. Questa prova speciale, ve lo anticipo, sarà vinta da Biasion con un breve margine di vantaggio su Sabi. Vedete le macchine sul terreno ghiacciato, molto insidioso. Ecco la Mazda del numero 7 piccola. L'altra Lancia di Bruno Sabi, che ha vinto il Monte Carlo dell'88, sarà secondo alla fine di questa prova speciale. Infatti vedete che porta il numero 1 come vincitore dell'ultima edizione. Ora con il numero 10 un pilota belga, Snijers, che sta andando molto bene con la Toyota. Quindi vedremo sfilare la Lancia Delta di Cerato Vasino, che terminerà nona in questa prova, e sentiamo ora, dopo questa curva, entriamo nel vivo proprio di questa prova speciale. Non si vede assolutamente nulla davanti a noi, è un po' come andare in autostrada, ma mentre in autostrada sapete che ci sono dei riferimenti, qui i riferimenti non ci sono e quindi... Per Dario è un sacrificio maggiore perché deve ovviamente ridurre la velocità. Sì, chiaramente se io avessi le note potrei sapere appunto che c'era questa curva ad esempio, quindi sapere dove devo staccare con dei riferimenti che Geppi mano a mano mi legge. Certo. In questo caso devo andare tutto a vista, per cui come ti dicevo prima, ecco la nebbia. La nuvola si è diradata, è rimasta la neve e il ghiaccio. È rimasto questo paese stranissimo davanti a noi. Là in fondo c'è una curva a destra. Sì. Avete sentito cambiare. Ed ecco che abbiamo compiuto la curva a destra. Ce n'è subito una a sinistra ed un'altra a destra. Prima di partire alla via del CO
cioè del posto di controllo orario, Cerrato ha sistemato una maggior frenatura sulle ruote posteriori rispetto a quelle anteriori. Perché, Dario? Perché in questo modo, sul fondo così scivolo, sapevo che avremmo trovato questo ghiaccio, questa neve, per cui in questo modo la frenata, regolata più sul posteriore, è meno pericolosa, in quanto bloccando il retrotreno ho possibilità di farlo sbandare e inserire meglio col muso la macchina nelle curve. Intanto si va sempre più adesso, si va facendo sempre più fitta la marea di gente davanti a noi. Sì, perché qui c'è un bivio, vedi, che è abbastanza famoso, infatti vengono tutti qui per vedere i numeri che si fanno. Ecco, questo Saint-Jacques-en-Royans è una prova classica del Monte Carlo, una prova che tutti i piloti conoscono, perlomeno nella loro partecipazione possono pensare di avere qualcosa di già conosciuto davanti. E poi dovete pensare anche che i piloti professionisti, tutti quelli che partecipano a questo rally, sono venuti a fare decine di ricognizioni, conoscono palmo a palmo l'intero tratto stradale. Lì c'erano i segni di una macchina che davanti a noi si è girata in quella curva, quindi un concorrente sicuramente lì ha sbagliato e ha fatto un testa coda. Ed ecco che adesso andiamo ad che bisogna anticipare tutte le curve per poter girare su questo fondo ghiacciato, altrimenti la macchina andrebbe via con l'anteriore invece che col posteriore, e non si potrebbe assolutamente effettuare una curva in questo modo così veloce. Questa è una curva lunga che chiude. Ed ecco, è un'altra destra molto lunga. Dappertutto si vede gente con le macchine fotografiche, quando uno meno se l'aspetta si vede un flash, persone che gli sorridono a un metro e mezzo, due dalla macchina. Io continuo a ripetere che è follia, perché la passione senza dubbio spinge a certe situazioni. Adesso dopo questo ponte c'è il ghiaccio, stai attento. Sì. Così dicevano le note che ci sono state fatte pervenire dai ricognitori. E vale la pena di ricordare anche l'opera di questi ricognitori. Pensate che il ricognitore parte con alcune ore di anticipo rispetto al rally e percorre queste stesse strade, annotando su un speciale radar, non dell'organizzazione ovviamente, ma della propria scuderia, tutte le annotazioni che poi i piloti in corsa leggono per migliorare il loro rendimento. Qui c'è ghiaccio, tornante. Ecco che Cerrato ha dato il colpo di freni, poi la macchina stava scappando, l'ha riaddrizzata e si continua a salire. Io che sono un neofita vi posso dire che è uno spettacolo entusiasmante, anche se adesso dico a Cerrato una cosa che magari non gli piacerà: non ho fatto partire il metraggio, il finic, quindi non sappiamo a che punto della prova noi siamo. E sai, questo può succedere nelle migliori famiglie. Sì, ma non è un problema, perché me la ricordo abbastanza Saint-Jean, per cui so più o meno quando arriveremo verso la fine. Quando cioè siamo sul colle si comincia a scendere per un paio di chilometri e poi finisce la prova. Siamo già a buon punto comunque. Questi sono gli altipiani, mi dicevi? Sì, questo no, è il colle. Si arriva su un colle dove ci sono dei pianti, ma ci passa tutto dello sci di fondo. Vedi, adesso troviamo il sole. Stavolta credevo che ci fosse il sole dopo il tunnel, invece questa volta è arrivato un po' più tardi l'appuntamento. Siamo quasi sul colle, vedi che la strada oltretutto si allarga. Sì, certo. In questa. Certo, e poi adesso il sole dovrebbe gelare un po' la situazione, sì, no? Perché scaldando. Ed ecco che adesso affronta una lunga serie di curve, le taglia molto all'interno per poter accelerare subito dopo l'uscita.